Siamo in diretta, ragazzi. Le Man Friends parlano questa sera di Jurassic World Dominio. Facciamo una call in action. Attendiamo i nostri ospiti tanto attesi, che stasera parliamo di questo film uscito qualche mese fa e che, insomma, da un certo punto di vista è stato gradito, da altri proprio no. Comunque fa caldo, fanno 35 gradi all'ombra, specialmente qua sotto. Aspettiamo i nostri ragazzi. Che cosa dire di questo film? Adesso non vorrei tanto andare avanti con... perché aspettiamo anche gli espertoni. Diciamo che intanto in due parole ci aspettavamo qualcosa di più a livello di tutto. Cioè l'epico finale di che cosa? E poi, insomma, credo che ci sia spazio per parlare di un futuro. Tanti dicono che sia finita qua, io non credo proprio. I dinosauri vendono e continueranno a vendere. Intanto metto a posto, aspettiamo sempre i nostri ospiti. Anzi, vediamo se riusciamo a mandargli un invito. I dinosauri tirano tantissimo, specialmente sul grande schermo. Non finirà così l'epico finale di questo cavolo, però poi quando avremo i nostri ospiti cercheremo di parlargli di parlare di quello che si aspettano di un futuro del brand, eh? Allora, intanto vedo che Yeyo è entrato e lo aspettiamo, anche Simone Boccino, il nostro boe, se ci fanno richiesta io li aggiungo subito. E allora Yeyo, Boccino, il nostro boe, fate richiesta che vi aggiungo immediatamente alla diretta. E quindi, ragazzi, ne vedremo delle belle in questo, nel futuro prossimo. Stanno cercando di fare richiesta. Dovete fare richiesta di entrare in diretta. Spingete qualcosa là sotto. Ci sarà un pulsante con scritto voglio entrare in diretta, santo cielo. Non so se c'è scritto anche santo cielo. Ecco qua. Intanto mi hanno richiesto di partecipazione in diretta. Oh, vediamo un po' se entra il nostro boe. Eccolo qua, è al contrario, attenzione, ecco perché non riusciva a entrare, si era cappottato. Non riesco, aspetta. Non riesce a girare la telecamera, attenzione, è stato colpito. Ecco. Eccoci. Ma Simone, boe, ma hai girato l'iPad o hai girato casa? No, ho girato casa. Ha girato casa. Eccoci qua. Allora, guarda, io ti faccio una sorpresa, boe. Sì. Perché con noi, e tu rimarrai molto sorpreso, ma lui è un esperto in Jurassic Park in silenzio. Non lo sapevamo. Non lo sapevamo, ma lui ci nascondeva questo segreto. E cioè che è un espertone in Jurassic Park. L'ho riscoperto pochi giorni fa. Vediamo se, accettandolo, lo vediamo. Lo vedremo? Entrerà? Che suspense! Il nostro Valerio, no! Righetti! Grande! Non lo sapevo manco io, ragazzi, che rispetto. Allora, Simone, ti ho fatto questa sorpresa per farti vedere quanto stare al banco con Cizzo invecchia. Vedete come il povero Valerio è stato 4 anni al banco con Cizzo, era un fior di giovanotto, si è distrutto, l'ha risucchiato come i dissennatori di Harry Potter. Ciao, con la maglietta ci si è presentato Simone. Sfodera subito qualcosa, non possiamo rimanere indietro così, eh? Allora, i dinosauri li ho portati tutti al campeggio, ce l'ha mio figlio, mi è rimasto soltanto blu. Beh, è già tanto. Io vi faccio parlare un attimo.
Non so se vedete, ma ha la mia stessa dentatura. Allora, intanto è scomparso Valerio perché sicuramente se... Intanto arrivano richieste. Valerio è scomparso. È entrato in una grotta. Si sta... Ah, ecco, è andato a prendere. Perfetto, siamo tutti pronti. Siamo Ce l'ho tutti pronti e anch'io quello preparati. uguale, c'ho quello grande, soltanto che sta al campeggio da mio figlio, l'ha rivoluto. Allora, intanto vi faccio salutare una bambina che vuole un attimo entrare in schermo per salutarvi. Vieni, la mitica Greta che capisce i film meglio di me. Ciao. Ti salutano. Ciao. Allora, Simone, ieri siamo andati al cinema a vedere Thor Love and Thunder. E Greta mi diceva: stasera non strilli come l'altra volta insieme a Simone. E io ho detto: no, ma quella era una serata Molto particolare. particolare, una serata che aspettavamo da 30 anni. Allora, a proposito di serate che aspettiamo da 30 anni, facciamo prima un sunto di quello che conosciamo di questo brand, perché questo film è descritto come l'epico finale, l'epico finale. A me più che epico, mi pare un finale e basta. Anche a Tolto tirarla un po' parole troppo dalla lunga. bocca, proprio. Il brand inizia benissimo. Siamo negli anni nel 93, 92-93. Steven Spielberg prende questo film dal libro di Michael Crichton e crea un capolavoro assoluto che, vedendolo anche a distanza di 30 anni, non invecchia mai. Se voi mettete Jurassic Park, lo potete vedere 5 volte consecutive e ogni volta, ogni scena vi piace. O comunque trovate uno spunto per parlare, recitata bene, sceneggiata bene, scritta bene. Siamo passati al 2, dove però Steven Spielberg lì ha cominciato a tirare un po' i remi in barca, ha detto vabbè, puntiamo tutto al merchandising che ha assolutamente conquistato in tutto e per tutto, perché poi è diventato Steven Spielberg, che purtroppo dal punto di vista produttivo è diventato un po' una baldracca, nel senso che lui produce tutti, lui fa film di un certo stile e di un certo tenore, però produce tutti i film dove fa i miliardi col merchandising, i Transformers, Ready Player One, li produce tutti lui. È una cosa incredibile. Siamo passati al 3, dove proprio lui ha mollato le redini a un altro regista, e dopo anni riparte il brand. Poi vi lascio la parola, uno per uno, non vi preoccupate. Il primo capitolo, Jurassic World, era diciamo, con un sapore di novità, molto, molto ai tempi, al passo coi tempi in cui eravamo, perché adesso ci sono tecnologie migliori, infatti c'era il Dilophosaurio che appariva in 3D, insomma, ci poteva stare. Anche la sceneggiatura del film stesso era carina, con questo dinosauro creato in laboratorio che lo volevano nascondere, tutto abbastanza scritto bene. Poi, se non ti piace il genere, affari tuoi. Con il secondo cominciano a precipitare perché quello che doveva essere una sorpresa, cioè la manipolazione genetica, diventa praticamente il top della situazione. Cosa che si sono portati anche, e io non, questo non me l'aspettavo, nell'ultimo capitolo dell'epico finale. Allora, io do la parola prima di tutto a Simone, così intanto Valerio prende confidenza. Facciamo un sunto su questi, come ho fatto io adesso, su quello che è uscito, e poi andiamo sull'epico finale. Vai, L'epico. Simone! Allora, secondo me è stato, allora, a parte Jurassic Park, il primo, è stato diciamo, è stata un'uscita, un film che ha cambiato sia la mia vita e sia proprio la storia del cinema. Io penso, i seguiti, diciamo, i sequel di Jurassic Park, secondo me, sono stati piano 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 una, diciamo, insomma, parlo del secondo e il terzo, sono stati un po', come dire,
come dire, un'arrampicata sugli specchi, un pochetto, non è, diciamo c'è stato un po' un declino. Ci siamo allontanati, come dire, dal progetto principale, dal progetto del primo. E ci sono stati sti seguiti che sì, siamo visti, insomma, c'erano i dinosauri, diciamo, c'era parte dei cast vecchi, soltanto che le storie singole del secondo e del terzo, diciamo che parlano alla lontana di quello che era, secondo me, il progetto principale. Pieni d'errori, ricordiamo, pieni di errori e pieni di enigmi, come anche alcune cose su Jurassic Park, però sinceramente le storie sono storie abbastanza a parte, ecco, un po' come Matrix, il secondo e il terzo. E praticamente sì, belli, ce li siamo chiesti, eccetera, eccetera, però anche se non fossero stati fatti, diciamo, la storia principale, secondo me, rimaneva insomma con Jurassic Park. Mentre invece le storie di Jurassic World mi sono piaciute un po' di più, perché diciamo. Si parla di un altro, cioè, insomma, anni dopo, tecnologie diverse, dinosauri anche diversi, il dottor Wu che continua a fare questi intrugli genetici. Quindi, insomma, diciamo che mi sono piaciuti un po' di più di quanto mi è piaciuto il secondo e il terzo. E l'epico finale, come dici te, Francesco, un finale. Aspetta, ti fermo. Quello, poi ne parliamo successivamente del film in se stesso. Ok. Andiamo con Valerio. Allora, innanzitutto vedete che sono uscito perché c'è mio figlio che dorme, quindi faccio il Simone della situazione quando stava in macchina Infatti sei nascosto. entrato in una grotta. Intanto salutiamo Mindworld e Giovanni Maestrino che ci stanno vedendo in diretta. Vai, Buonasera. Vale. Sono completamente d'accordo con Simone. Il primo è il film. Vedete, c'ho la maglietta, ci vado sempre in giro. Cioè, è il film, cioè, il mio preferito. Sono usciti tutti gli altri, Signore degli Anelli, Matrix, ma quello rimane il primo amore, diciamo. E il 2 e il 3 l'ho visti. Carini, ci sono sempre i dinosauri, che sono lo scopo principale per cui uno vede quei film. Basta. Basta, anzi il 3 non me lo ricordo nemmeno, cioè l'avrò visto un paio di volte, ma Il passa così. Il 3 2 è quello il 3 con non me lo Grant che ricordo. ritorna sull'isola Ah, ok. che si era perso il bambino. Quindi proprio un'altra Sì. storia, capito? Che Un'altra non cosa, non c'entra c'entrava niente. niente. L'avranno buttato lì, vediamo se facciamo qualche soldo pure con questi e stop. Vabbè, parliamo E sempre dei prequel. invece sì, bravo. E invece Jurassic World 1 a me è piaciuto molto. Mi piace molto. Poi mio figlio me l'ha fatto vedere 560 volte, vabbè, più o meno. Stessa cosa. Però mi piacciono gli attori, mi piace la storia, mi piace il fatto che abbiano riproposto il Jurassic Park di una volta. Anche con i problemi che c'erano stati, sono riusciti ad aprirlo, eccetera, eccetera. Proprio Ci oggi hanno parlavamo, riprovato. ci hanno riprovato, c'erano pure Il riusciti, diciamo, macello. fino a un certo punto. E invece già il secondo Jurassic World, per me, cioè sì, ma l'ho visto pure quello 1000 volte, ma insomma, già inizia a perdere. I dinosauri non sono più il centro del film. E non parlo del terzo perché abbiamo detto che ne parliamo più avanti. Allora, io direi di immergerci a questo punto in questo terzo ed epico finale. Diciamo che siamo tutti sulla stessa linea d'onda, cioè ci è piaciuto tanto il primo degli anni 90 per poi passare sempre un po' a calare, poi Jurassic World ha portato il vento, la ventata nuova. Allora, io dico che buttarla in caciara nel secondo episodio con la storia
bambina clonata sia stato uno degli errori più grandi per arrivare alla morte di questo brand. Nel senso che secondo me quello che ci piaceva quando vedevamo Jurassic Park era più il contatto con l'animale, cioè il contatto con l'animale che non conosciamo, con le sue i suoi... Hai visto quando nel primo Jurassic World, ecco perché dico che è un bel film quello, nel primo Jurassic World, quando Owen parla dell'Indominus e dice ma è sempre stata qui da sola? Ma allora conosce solo se stessa, non sa come approcciarsi al mondo. È quello che ci piace, cioè l'imprinting con l'animale. Non... Loro che studiano gli animali appena fatti, cioè... non deviare verso qualcosa che è umano. È lì l'errore principale, perché poi tutta la sceneggiatura e la scrittura di Jurassic World Dominion, l'epico finale, è sul fatto cioè, Blue non esiste più, appare Blue si è vista due minuti, cioè... appare all'inizio e appare alla fine, rubano la figlia. Era il protagonista principale della fine del 2, del Jurassic World 2, il regno distrutto. Quindi tu significa, quando fai una cosa del genere, significa che hai voluto completamente deviare verso un'altra storia che però a noi non interessa. Cioè noi andiamo lì per vedere i dinosauri e per sapere sui dinosauri. Cioè quando io... Jurassic World Dominion ha delle scene che mi sono piaciute, specialmente la rincorsa degli atroci raptor, ma non c'è feeling con tutte queste razze. Cioè che tu mi butti... l'atroci raptor che fa una rincorsa come potrebbero fare anche due Doberman, perché se tu lì mettevi tre Doberman al posto di tre atroci raptor veniva la stessa identica scena. Beh, oddio. Se tu beh vabbè certo meno spettacolare però il concetto, no, se tu parli delle usi e costumi di un Doberman, certo è meno interessante se tu invece mi esponi un qualcosa che io non conosco, cioè usi e costumi o abitudini di un velociraptor, cosa che erano riusciti a costruire nel primo e anche in Jurassic World. Ma specialmente quando ti caricano questa cosa in Jurassic World, quando ti caricano il fatto che lui voleva utilizzare i Velociraptor in battaglia, ma te lo caricano dall'inizio. Allora loro possono, quindi possono imparare a fare qualcosa. Passo dopo passo ti portano, no, devi utilizzarli. E allora lì sei gasato. Ma non che un povero giganotosauro lo incontro per puro caso in mezzo alla foresta, si mangia un... e lì dovrei capire cosa del giganotosauro. Poi quando lo rivedo è semplicemente un essere che si muove, un elefante, una giraffa. Simo. Sì, allora, proprio questo... Allora, secondo me, di tutti gli episodi della saga... Secondo me questo errore è stato fatto nel secondo Jurassic World e nel terzo. Perché nonostante comunque sia sia andato a calare un po' tutto il discorso dinosauri, eccetera, eccetera, alla fine comunque sia il mondo perduto, Jurassic Park 3, Jurassic World, comunque sia... me li vedo in continuazione anche quelli, perché bene o male comunque sia il contatto col dinosauro c'è, non si diciamo si parla sempre di dinosauri e comunque sia ci sono i dinosauri. L'ultimo, come dici te, allora Blue si è visto due minuti all'inizio e alla fine, come avevamo detto, e poi sì, poi escono fuori tutti sti dinosauri che bene o male, a parte il fatto che ci sono sempre dei misteri, perché per esempio un altro degli errori che è stato fatto, Blue che si riproduce da sola, io boh, non, sta cosa non mi è piaciuta per niente, non spiegata, poi cioè non è che dici ok, esatto, mentre invece non è che dici ok si riproduce perché esatto, mentre invece nel primo anche questa cosa, cioè io mi aspettavo comunque sia che Blue avesse trovato un compagno perché come si dice nel primo, per riempire le interruzioni del codice genetico fu utilizzato il DNA di un rospo che cambiava spontaneamente di sesso
se si trovava in un gruppo omosessuale. Cioè, vi ho rifatto il film. Basta citare, basta citare. La vita vince sempre. Non glielo fornite? Non glielo fornite. In questo caso non ci hanno spiegato niente. È uscito fuori sto cucciolo di blu, carino, per carità, carino, quello che vi pare, però è uscito. Poi sti dinosauri immersi nella natura, cioè si sono riprodotti tutti così praticamente. Cioè, non riesco a capire, non è chiara questa cosa, molto molto non chiara. Cioè, si sono riprodotti tutti quanti come blu. E allora perché cercavano blu? Perché stavano in fissa che volevano il sangue del blu per forza, perché lei era in grado di fare questa cosa? Boh, non lo so. Diciamo che dire arrampicata sugli specchi è riduttivo. Però mi è piaciuto complessivamente. Alla fine, dai, ci siamo divertiti. Ma sì, capirai, eh. Si chiamano film d'intrattenimento appunto per questo, ci hanno intrattenuto. Poi, vabbè, è meglio che non raccontiamo che cosa abbiamo creato io e te in quella No, sala, perché... poi perché rimosso ogni giù dino... perché dovevamo far casino. Ci siamo spostati per fare casino, perché non Esatto. potevamo non fare i versacci. Yeyo, dici un po' la tua su questo epico finale. Ma che epico un corno. Allora, premetto che io l'ho visto 2 giorni dopo che è uscito e quindi già me lo sono scordato, ma volutamente me lo sono scordato. Perché non si poteva, cioè, non è, non, ma gli dinosauri dove stavano? Cioè, era più incentrato. Cioè, il problema Sì. principale con tutti i dinosauri in giro per il mondo, il problema principale erano le locuste giganti. Locuste, ragazzi, le locuste, Cioè, cioè, ci hanno infilato le locuste giganti, capito? ma a che serviva? A Ma che poi per che serviva? cosa? Per che cosa? Cioè, voi avete capito per che cosa? E se sì, vi prego, spiegatemelo. Per tornaconto, però poi gli è sfuggita di Ma mano. vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Allora, Stiamo parlando? se ti ricordi bene, praticamente questo, perché io poi me lo sono rivisto, eh? E Pure. sì, no, Va vabbè, rivisto, vero, vero. nonostante tutto, comunque sia, me lo sono rivisto, e me lo rivedrò di nuovo anche. Le locuste erano praticamente un gioco genetico, cioè della serie. Loro avevano inventato ste locustone che si mangiavano tutto il grano, Tranne loro. tranne quello OGM prodotto Ma dalla società che aveva prodotto le locuste, cioè della serie io vi do il virus, ma vi do anche la cura. Cioè, quindi, insomma. sì. E quindi gli attori epici del primo Jurassic Park vengono richiamati per fare questo film e messi insieme a cercare di capire chi è che ha creato queste locuste giganti. Ma tutto il senso di Jurassic Park È andato via, fra. non è esistito Non più, c'è, cioè non non c'è. esiste più. Infatti è come dici tu, epico finale, un finale, perché de epico ci stanno soltanto sti fantastici dinosauri con gli effetti speciali meravigliosi che logicamente è quello secondo me. Noi abbiamo visto un'altra storia in realtà. Sì, ma per il mio gusto se ne vedono pure pochi. Beh, sì, Dai. diciamo che si vedono più le locuste, ecco. Locuste O più gli schifose, tra umani. l'altro. Sì, O peraltro più gli era una cosa umani. un po' aberrante proprio. Io che Sì. so insettofobico, poi. Io non capisco una cosa. A livello di scrittura hanno proprio cambiato completamente pagina per arrivare poi non so a che cosa, perché il film si conclude senza un... Va bene, li rivedremo in un'ambientazione militaresca dove i dinosauri combatteranno insieme agli... No, cioè non... È veramente un epico finale che finisce, cioè non c'è più niente da prendere così. E le scene sono imbarazzanti, ragazzi. Quando in un film tutto quello che fai porta a un qualcosa che accade, è proprio l'indice di qualcosa che ha raffazzonato. Cioè, lei cade con il paracadute. Allora, no, sentite questa parte. Loro spengono il radar per non farsi vedere dagli pterodonti, dagli animali volanti. Nell'arco di 15 secondi hanno il primo attacco. Cioè, questi pterodattili Io che credo credo. di Questi meno di 15 secondi. Sono pterodattili comparsi dal nulla. che immagino stiano
siano lontani da questa barriera, in meno di 10 secondi arrivano e li attaccano. Cioè, come se non fossero animali, sono robot. Perché l'animale, ci hanno spiegato in dei film fatti bene, l'animale ha un suo... No, non è che la prima cosa che vede attacca, ma neanche il leone, se ti vede per la prima volta, ti attacca. Probabilmente... Anzi, c'ha paura, ti ha... semmai. Esatto, ma neanche lo squalo bianco, ragazzi. E questo è solo per fare... Succede qualcosa, deve risuccedere subito qualche altra cosa. Lei si butta con il paracadute, cade... Esattamente che se io vado a fare una passeggiata nella foresta, Simone perdo, già lo sa. Mi perdo in lei. Che se io vado a fare una passeggiata nella foresta per vedere un animale vivo, ci metto dalle 8 alle 10 ore. Lei cade esattamente a un metro dal terazinosauro. È vero, gli ha ragione. Non solo, Owen fa una passeggiata nel bosco e vede il giganotosauro che combatte col tirannosauro e un cervo che rimane immobile, che non lo vedremo mai un cervo nella foresta. Tutto conseguenziale, ragazzi. A me queste cose sono indici di basso profilo. Uno pensa, ma quanti dinosauri ci stanno dentro a sto... Cioè, capito? Cioè, è umano chiedersi, è legittimo chiedersi, ma allora se sono riprodotti a livello esponenziale, perché qui come metti piede dentro la foresta, trovi un terazinosauro, un giganotosauro. Ma poi da dove? Esatto, nel senso, perché... questi non c'erano negli altri film, come sono usciti fuori? Non si sa. Penso l'abbiano riprodotti in quel laboratorio e messi. Ma allora era più interessante fare un film che parlava da quando Blue li lascia e se ne va a quello che succede adesso. Bravo! Era allora, più facile. Dal laboratorio scapparono. Scapparono poche specie, e cioè quelle, esatto, poche specie che erano state salvate dall'isola in fiamme. Il terazinosauro da dove è saltato fuori? L'Atrociraptor l'hanno detto che l'hanno creato, l'hanno proprio detto, ma quell'altro coe piume, cioè, ragazzi, l'evoluzione. Si sono autoprodotti. Allora, diciamo, ammesso non concesso che il laboratorio potrebbe dirti l'abbiamo creati noi e messi in questa riserva, perché loro poi li avevano messi nella riserva per cercare di... Ma il punto principale della fine del secondo film era che da quel momento in poi avevamo dei dinosauri liberi sulla Terra, ok? È da lì che dovevi ripartire. Quali sono le problematiche? Che cos'è che succede? Sono 7 minuti che ti fanno vedere che il mosasauro mangia, sì, il coso dei granchi. Uno ma invece l'altro, così. Tu ci dovevi impostare tutto il film. Era bellissimo, sì, vedere come si approcciava l'uomo col dinosauro. Nessuno l'ha mai visto una cosa del genere. Io ero curiosissimo. Sì, è vero. Invece no. È vero. Anche cioè, tu, voi immaginate. Sto rapporto tra Owen e Blue andava, secondo me, enfatizzato un pochino di più pure. E andava un po' spiegato un po' tutto quanto, perché insomma c'è poco chiaro proprio tutto il film. La strada del primo Jurassic World era che loro volevano utilizzare i dinosauri in guerra. Okay. Quello, per quanto possa essere sentito, visto e rivisto, trito e ritrito, ma sarebbe stato un filologico migliore de sta cozzaglia, no? Cioè, nel senso, migliore tu finivi... delle locuste, per esempio, cioè. Tu finivi il film dove gli animali, i dinosauri, alcuni no, alcuni sì, me lo facevi vedere durante il film, perché problematiche, magari alcuni brontosauri li potevi utilizzare nell'agricoltura, li potevi, non lo so. Beh, sì. E finivi che invece alcuni venivano utilizzati bravissimo, e alcuni potevano essere utilizzati anche in guerra. E allora c'era il combattimento di Owen, che non voleva che il tirannosauro tirasse il carro armato distrutto.
Lo vedi? L'unione di due mondi che non si sono mai incontrati, no? E poteva far molto meglio, Fra, infatti. Sta botta è stata un po' una delusione. Poi per il fatto che sia l'ultimo episodio, insomma, sì, effettivamente mi aspettavo molto di più. Sì, qualcosa del genere, sì. Ci hanno messo poi, secondo me, il dinosauro più bello di tutto il film è l'allucinosauro, quello che io e Simone abbiamo. Lo ricordi? L'allo. Quello, no, era L'intripposauro, l'intripposauro, l'intripposauro. forello, lo C'era un compravo con la dinosauro. cocaina. C'era la mamma del clone, che poi si scopre non era un clone, ma aveva una mamma, che, esatto, aveva questo dinosauro in mano che stava così, tutto Sta allucinando, spaventato, occhi così, sembrava tutto proprio spaventato. E lei ogni tanto gli faceva una siringa. Stai zitto! No, la faceva la figlia, te lo ricordi? Ah, è vero, la faceva la La figlia! figlia ha preso sta cosa, calcola, tranquilla, come se c'è niente. Quel cacchio! Pam! Boh, io sono Assolutamente. fra, non, boh, che ne so. È un peccato perché comunque avevi richiamato tutto il cast storico, cioè Ma gli hai questi fatto fa perché hanno proprio. accettato? Hai fatto fa proprio Per un soldi e basta pure loro. Valè, per tanti soldi. Guarda, Basta. però c'è sta. Bisogna dire una cosa, Francesco. Cioè, ma vogliamo parlare di Alan Grant e Ellie Sattler che tornano insieme? Cazzo! Sì. Quell'applauso, io e Vai. Simone lo aspettavamo dai banchi delle medie. Siete lasciati a Ma fare, ragazzi. quante volte ci siamo chiesti, ma stanno insieme? Non stanno insieme? Non si capisce. Perché lui era geloso nel primo, ma non si baciano mai. Perché lui era un tipo un po' freddo, Un burbero. un po' sue e sue, capito? La gelosia, i sogni piacevano i bambini. Certo, ma vedi l'arte di far capire qualcosa di Steven Spielberg, ovviamente, applauso. L'arte di far capire e non capire. Cioè, per anni io non ho mai capito se fossero fidanzati, perché lui a Malcolm in macchina gli dice, Gli dice di lei la professoressa Sattler? Sì, ma sì, non stavano che insieme. vuoi? C'era un approccio. Vogliamo Appena parlare visto, del. eh? L'ho visto 10 minuti fa questa scena. Vedi, ti eri preparato. Vogliamo parlare dei personaggi storici? Cioè io, a me mi dovete dire chi è più o meno vicino al personaggio che è stato creato nel primo film degli anni 90. Cioè, Malcolm è lo stesso personaggio? Ma stai Allora, scherzando? Assolutamente, un altro. io credo che comunque Malcolm c'ha sempre questa cosa, no? Francè? Questa cosa. Allora, lui ha un'artrosi reumatoide alle mani e Quello è sempre sta. stato, è sempre, capito? Quindi sì, Alan Grant poi è sempre stato, c'è sempre lui il solito burberone, capito? Il solito, ma Forse quello è quello che ci si avvicina di più, però. chi? Alan Grant. Sì, esatto, questo stavo a dire, proprio questo, che secondo me Alan Io Grant è rimasto un non po'. riesco a esprimere. Lui fa solo. Lui Se parla ha questo modo di recitare ormai Jeff Goldblum. Cioè, lui rotea la mano dicendo frasi. Guarda che se tu lo vedi nella Mosca, per esempio, fa la stessa Lo fa cosa. uguale. È lui, Pure in non Independence è Day. Ian Malcolm, è Jeff Goldblum, capito? Cioè. È Jeff. Hai visto? Solo Steven Spielberg nel primo è riuscito a A farlo togliergli questa. recitare. Sì, gli ha tolto un po'. E nel secondo già un altro personaggio. Quando fa, la devi toccare, vedi? Lei la devi toccare. Sempre con la mano così. Ma quello è stato Steven Spielberg che ha detto, visto che hai la mano così, facciamo un pezzo dove Fai dici che la devi qualcosa, toccare. Di inerente. Ragazzi, tutta la parte dei cavallettoni. La Sattler e Grant che si vestono entrano dentro da. il laboratorio super mega sgolato. No. Dai, no, 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 te Non prego. ci siamo, non mi interessa niente, niente, non me ne importa niente di cui. Poi, fra l'altro, fanno pure schifo. Cioè, non
non c'entrano niente. Non so, dinosauri. Non so, cioè, oddio, le dimensioni sono quelle, perché erano gigantesche, però. Ma poi vogliamo parlare che quelle cavallette erano anche inumane, perché a un certo punto vengono incendiate e continuano a volare. Continuano a volare, cioè erano immortali. Cioè neanche, cioè che è risaputo che le ali di un insetto sono la prima cosa così, che brucia. Così fragili che cioè, neanche un soffio ben fatto resistono, e questi continuano a volare incendiati, danno fuoco. Gli insetti piromani. Cioè, no. Allora, e come... la cosa delle cavallette è proprio da cancellare. Io non ne parlerei più delle cavallette, perché guarda, veramente. No, perché mi sento poi, mi sento questo. Che te cammina qualcosa addosso. Fra l'altro, noi quando siamo andati a vedere con Simone Jurassic World Dominion, c'era stato un incendio lì a Parco dei Medici, e quando siamo usciti c'era una coltre di fumo, hanno detto addio cavallettoni. Ma pure quando siamo entrati hanno colpito. Mamma mia, brutto. Comunque no, vabbè, sta storia dei cavalletti, vabbè, ci lascia molto lontano da quello che poteva essere un epico finale della saga di Jurassic World, Jurassic Park, eccetera, eccetera. Io spero che prima o poi uno si metta le mani sulla coscienza, uno con un po' di sordi si metta le mani sulla coscienza e ci regali un altro epico finale. A questo punto, guarda, la speranza non è l'ultima a morire. Io credo che questo flop, tra virgolette, serva a qualcosa, perché serve sicuramente a dare una sterzata in futuro. I dinosauri vendono tantissimo, ragazzi, e voi siete i primi testimoni oculari viventi, perché tutti e due i vostri figli fanno man bassa, no? Lo confermi, Vale? Sì. Mo t'ho fatto vedere il T-Rex, ma c'ho il Mosasauro, il Brachiosauro. Sì, ce n'ho tantissimi anche dentro, io. Che cosa significa? Questi sono soldi che vanno in tasca a Steven Spielberg e a tutta la sua troupe. Bravo, però è stato bravo. Almeno lui sa fare sia l'uno che l'altra cosa. Giusto. Ma infatti a questo ormai si è arrivati, insomma, secondo me. Io penso però dalle ceneri, adesso parlo come Malcolm, dalle ceneri di questo brand, visto che i dinosauri non li lasceranno mai perché vendono troppo, che nasca qualcosa di migliore. Allora, che cosa vi aspettate voi nel futuro? Qualcosina di migliore dell'epico finale già esiste. È facile. Già esiste e come dicevamo prima è una cosa che si avvicina molto al progetto iniziale che ci ha fatto sognare per tanti anni, che sarebbe Camp Cretaceous. Camp Cretaceous è una buona produzione, mi piace un casino. Ho visto la prima stagione. Io l'ho viste tutte, mio figlio se le vede in continuazione. Allora, qui parliamo, sì, è vero, di brand, perché di fatto è un brand, ci stanno già i giocattoli in vendita di Camp Cretaceous, eccetera, eccetera, ma è anche... cioè, voglio dire, una cosa... si sono inventati qualcosa, ovvero un campeggio dentro il parco con i dinosauri, con questi ragazzi che poi gli succede di tutto, eccetera, eccetera. Io dico... Tra l'altro è durante... Scusa, Simone. È durante il film, perché oggi ho visto una puntata in cui c'è l'elicottero di Masrani che precipita nella voliera e loro stavano lì. Quello è il Lego, però. Quindi è collegato. Quello è il Lego, però, aspetta, quello tu mi sai... No, Camp Cretaceous su Netflix. Cretaceous. C'è una puntata di oggi che loro... vabbè, insomma, seguiti da non so chi cavolo è, e c'è, si vede l'elicottero di Masrani che precipita nella voliera e escono fuori tutti i pterosauri. Ma sì, perché comunque sia... Che sembra... E ne parlano, cioè loro stavano inseguendo l'Indominus Rex, quindi era proprio faceva parte del altro film. Dinosauro pure. Esatto. C'è pure un altro dinosauro, quindi aspetta, Vale, tu hai visto
una puntata di Camp Cretaceo, cioè quindi quello fatto, diciamo, a cartone animato, tra virgolette, sì. Dove loro ricordano Masrani che precipita nel coso. No, no, ricordano, sono lì in quel momento, cioè come se fosse una cosa, cioè come se ho capito, esattamente. No, è come se fosse, non so se l'hai visto, Simo, Il Re Leone 3, in cartone animato, dove c'è la storia di Timone e Pumba mentre va avanti la storia principale. Bravo. Parallele, diciamo. Esattamente, in parallelo. Non puoi capire che loro erano lì durante le scene di Jurassic World. Allora, fighissimo. Così se fanno le cose. Capito? Infatti, secondo me, Camp è una buona produzione, mi piace Machia. Eppure il Lego è carino, avete visto le puntate? Pure il Lego è carino. Ma quello è simpatico, è per i più piccoli, però voglio dire, meglio del Lego finale. Allora, tu diciamo, Simone, che in mente per un futuro prossimo del brand hai un qualcosa, uno spin-off su qualcosa che già abbiamo visto, come Camp Cretaceo, che è ambientato in Jurassic World. A Francesco, parliamoci molto chiaramente, stavo pure davanti a altre persone, parliamoci chiaramente, io se ci mettiamo con penna, foglio penna, iPad, computer, tiravamo fuori qualcosa che era 10 milioni di volte meglio, cioè sì. Ma stiamo scherzando? Dobbiamo fare una scrittura e mandarla alla Universal. Ci dobbiamo mettere a quattro mani. Tanto scrive chiunque ormai. Esatto, tanto da come abbiamo visto l'epico finale, che è stato scritto da uno forse che stava sul set di Arno Schwarzenegger. io scendo idee per sia per un nuovo epico finale, ma per un continuo che sia degno della parola sequel, capito? Sì, ce ne avrei tantissime, a cominciare da quello che dici sempre tu, diciamo, dell'utilizzo dei dinosauri nel, che ne so, industria bellica, politicamente, nell'agricoltura, cioè ci sarebbero miliardi di ipotesi, capito? Cioè che poi loro si sono buttati sul fatto di rendere il nemico del film qualcosa di creato geneticamente, no? Ma in realtà, secondo me, potevi utilizzare perfettamente l'uomo stesso, cioè l'uomo stesso che distrugge, cioè facevi anche un qualcosa di ambientalista, nel senso l'uomo che distrugge, allora utilizzo le mie risorse che adesso sono nuove, io sto costruendo qualcosa grazie all'aiuto di animali che prima non potevo avere, cioè perché non tutti si possono permettere, che ne so, una gru enorme, ma adesso ho un diplodocus, cioè non lo so, io l'avrei proprio... Gli addestratori di dinosauri, cioè, capito? Esatto. Sì. Ragazzi, poi scoprì... sarebbe stato più divertente se la convivenza tra dinosauro e uomo avesse portato a un mondo, che ne so, stile Io sono leggenda, cioè era meglio. Wow! Bravissimo, wow, bravissimo! Wow. Era meglio. Era meglio perché era più semplice, quindi te lo gustavi tutto. E c'erano magari... un sacco di dinosauri da vedere. E magari... ibridi umani e dinosauri. Cioè... Madonna, Timo, dai! Ibridi umani e tra l'altro ci stava bene Jeff Goldblum con la mosca, insomma. e la mano. La mano. Perché Jeff Goldblum nel prossimo film interpreterà una mano. Mano. Però quello che ha detto adesso Simone non è una cavolata, perché già esiste un cartone animato con i dinosauri ibridi e sono i Dino Sorcerers. Esatto, loro erano avevano delle cose aliene, credo, perché avevano delle cose superiori, non erano umane, che li trasformavano in ibridi. Ma attenzione, perché era quello che io aspettavo tutte le puntate, e adesso vi apro un cassetto della memoria, perché loro, sentite queste sono le cose che a me mi piacciono,
quando non riuscivano con le loro forze, spingevano, aprivano un cassettino, spingevano un pulsante e tornavano allo stato brado, si ritrasformavano nel loro dinosauro che rappresentavano e si utilizzavano per fare cose. E infatti Allo era un allosauro e poi c'era Brachio che era un brachiosauro, però io ricordo che quando Triceps, una cosa del genere si chiamava, doveva sfondare una, gli serviva Triceps per sfondare una porta, lui si trasformava, diventava un triceratopo e entravano. Ma quello che c'è adesso l'avete visto sempre di questo tipo, è una sorta di Jumanji con i dinosauri, Dino Froz? No, no, non l'ho visto. No. È una cosa del genere, cioè loro, ognuno c'ha il suo dinosauro e quando entrano nel gioco praticamente si trasformano in questo dinosauro. Ma che cos'è? Prodotto? Sai che non lo so, perché mo c'ho tutti insieme lì, Netflix, Prime, non ci capisco più niente. Mi figlio ogni tanto quando vede dinosauri mette play, quindi non so cosa è. Si chiama Dino Froz. Dino Froz, beh, me lo vado a cercare subito appena stacchiamo. Come dicevi, è una sorta di quello che dicevi tu. Ma perché? Ma ve li ricordate invece i Dino Riders, ragazzi? Che certo. Si avvicinano molto a quello che dici. Assolutamente. Che quelli ci facevano. Vale, erano quelli che facevano la guerra. Vai, Simo, spiega chi erano i Dino Riders. Io ricordo, ce n'avevo pure alcuni. C'avevo il Triceratopo e il... Non avevi il Deinonychus? No, c'avevo il Triceratopo e il quello che volava, l'Opterodattile. Sì, qualcosa del genere. Praticamente questi erano dei dinosauri a cui venivano messi dei finimenti, quindi che ne so, le selle con sopra tutta una serie di armamenti e facevano la guerra tra di loro, cioè stavano due fazioni rivali, diciamo. E quello... Vale, era come se noi umani avessimo conquistato lo spazio e alcuni, quindi uomini spaziali, avessero trovato un pianeta che sta ancora ai tempi dei dinosauri. E quindi li allevano e ci mettono addosso dei macchinari. Io mi aspettavo una cosa del genere, a dire la verità. In effetti. Invece no. Ragazzi, siamo arrivati... Vai. Siamo arrivati purtroppo al finale, abbiamo 5 minuti perché poi ci cassano la live perché Instagram fa solo un'ora. E per salvare il finale io passerei alla votazione con giudizio del film, dell'epico finale. Simo! No, dai. Allora, nonostante tutto, io do comunque un bel 7.5 perché, perché comunque sia i brividi ce li ho avuti lo stesso, specialmente quando c'è lei, quando arriva lei e ci siamo capiti, quindi un bel 7. Beh, tu parli del finale, lei c'è sempre stata, io solo nel 3 non c'è stata e mi è mancata, che anche qui gli hanno detto che era piaciuto tantissimo in Jurassic World la battaglia finale tipo King Kong contro Godzilla e l'hanno riproposta proprio per darci un contentino. Qui veramente molto a caso, cioè il Terazinosauro. Ecco, lo volevo dire io. Cioè, vai, no, dillo Valerio, no, ti dillo, prego, no, dillo. No, dillo tu, perché che vergogna. Ditelo voi, vi prego. Valerio, mi dici da dove è uscito il Terazinosauro? Cioè, gigante, no? E loro stavano in un'arena. Allora, sì, praticamente sì. Sembrava... Vabbè, lasciamo perdere. Dillo tu, guarda. Comunque sia, nella saga completa di queste apparizioni improvvise, ce ne sono tante, Ce ne sono tante. Vi ricordo la scena finale di Jurassic Park, proprio di Jurassic Park, mentre loro erano braccati dai velociraptor, a un certo punto il tirannosauro si materializza misteriosamente. Quindi dentro la sala, sì. Ovviamente fatto in maniera molto migliore, però sì, dai, ogni la forzatura, ovviamente questo è un film che la forzatura c'è dall'inizio alla fine. Sì.
Però la forzatura ci sta sempre bene a un film di intrattenimento. Valerio, voglio sapere il tuo voto e giudizio finale. Guarda, è più basso di quello di Simone, mi dispiace. Non bassissimo, perché ripeto, ci sono sempre i dinosauri, è sempre bello da vedere, però ripeto anche che gli attori mi piacciono, sia quelli della prima saga che della seconda, mi piacciono, quindi insomma, averli rivisti insieme non è male, però potevano fare meglio. Molto Non hai meglio. il Quindi coraggio di dire voto? questo numero. No, 6,5. Bravo, applauso. Già due belle sufficienze. Senti, Allora, ma io che mi. trippo Sauro ha Allora, contribuito parecchio, eh? hai la penna di Stitch, che c'hai? Sto facendo l'intripposauro. Ho la penna di Stitch. Grande. Sì, è sempre mia compagna. Io c'ho Allora. invece Saitama McQueen, McQueen è uno dei miei grande, personaggi preferiti. prima Allora, mentre vi stavo aspettando stavo giocando, c'ho anche la macchina volante di Harry Potter, vedi? Oddio, vabbè, chi è nerd è nerd, insomma, cioè abbiamo tutte, guarda qui che c'ho alle mie spalle. E poi, fra l'altro, se volete, vi tiro fuori subito un Batman No. di Tim Burton degli anni 90. E poi anch'io, va bene, dai, chiudo anch'io Dai, con il simbolo che eccolo. amiamo tanto. Oh, Però, nuovo ragazzi, tatuaggio, io. Jurassic Park coming soon, ragazzi, eh? Quindi fra un po' Ma te lo vi prendi? È vero, lo hai detto faccio, che me te lo lo fai. faccio. Sì. E non vedo l'ora di mostrarlo al mondo in diretta. Con sottoscritto quello che ti avevo detto, cioè Dio crea i dinosauri, Dio distrugge i dinosauri, lo Ah, pure scopriremo. quella l'ho sentita adesso. Non so se lo da Fantastica. fare in inglese o in italiano, mo vediamo. Io voglio tatuarmi una mano così che dice non riesce a toccarle, vedi, non riesce. E Non ries Valerio si tatua l'intripposauro, dai. Poverino. Poverino. Allora, poverino, il mio voto è 6, la sufficienza, perché comunque per le emozioni che mi hanno ridato gli attori buttati così simpo a caciara, Esatto. però il bacio dopo 30 anni tra Ellie Sattler e Alan Grant mi ha spezzato veramente, cioè, un cuore gigantesco. Non lo so perché, ma poi alla fine c'entra sempre l'amore in queste cose, dinosauri o non dinosauri. E però purtroppo per la sceneggiatura e la scrittura senza senso si torna indietro e quindi do la sufficienza in generale. Speriamo nel futuro, ragazzi. Quindi Lasciamoci con una speranza. abbiamo una media comunque sia del 6,5. Del 6,5. Cioè abbiamo una media del 6,5 che tutto È pure sommato troppa. se li sono meritati, insomma, cioè se l'è meritato questo voto basso, ecco. Sì, se l'è meritato tantissimo. Ragazzi, io non vorrei non riuscire a salutarvi prima che ci levano la diretta. È stato un piacere Ovvio. rivedervi insieme per parlare Dopo non di vent'anni. scuola, dopo. Per non parlare di scuole e di professori, ma per Ricordi parlare di. quando andavamo a casa di Rizzo perché lui era bravo e noi eravamo due pippe Io mi rimasti ricordo quando venivo a delusi. casa tua, Simone, che c'avevi il serpente. Lo so, ce l'ho avuto fino a 5 anni fa. Pensa. Valerio ha sempre odiato che gli dessimo del secchione. Lo Però so, lo ma era, ragazzi. non lo è. Però lo era e Cizzo ne è testimone per 4 anni. Povero, povero Valerio, non riusciva a togliere. Era tipo una specie di alien. Vi ricordate l'alien quando ti prendeva? Ah! Era la stessa cosa. Salutiamo il nostro Luca che l'ho incontrato in strada al centro commerciale l'altra sera e mi ha detto: attenzione, perché lui è silenzioso, non ha mai messo un like, non ha mai fatto una mossa, ma mi ha detto: ti seguo. Dai. Mi ha detto: ti Smettilo, seguo. Ti ho detto: dacci mai un vai. commento. Madonna de Lucarmine. Ragazzi, è stato veramente un piacere ed è bellissimo ritrovarci parlando di tutt'altra cosa che non c'entrava proprio niente del perché non ci conosciamo.
Quindi 20 ma anni meglio di così, nulla, ma eh. meglio così, Ragazzi, io vi auguro una buona serata. Io vi avverto sempre quando ci sarà una live con qualcosa che vi interessa. Assolutamente. Ci provo. Facciamo Harry Potter, il Signore degli Anelli, lo Hobbit. Dai. Bravo, bravo. Dai. Sì, sì. Facciamo, ci siamo, sì. Ci siamo. Adesso ci prepariamo per settembre, così partiamo con... Stanno finendo un po' di serie televisive Marvel, oggi è finita Miss Marvel, e adesso a metà agosto si parla di She-Hulk, però diciamo che adesso preparo qualcosa di gustoso per queste cose che vi piacciono, eh. Perché mi piacerebbe parlare, anche perché fra poco, ragazzi, ad agosto esce la serie prequel del Signore degli Anelli. Quindi toccherebbe far qualcosa sul Signore degli Anelli. Esce Game of Thrones, sempre la serie prequel. Dimmi, Simo. No, niente, scusa l'interruzione, però non abbiamo parlato di una cosa fantastica del film. E secondo hai me 30 secondi, cambierete ma vogliamo parlare di lei, di quella che guidava l'aereo? Scusate, personaggio a caso, messo a caso. Stava detto perché, insomma, era notevole, eh? Era notevole. Personaggio a caso, messo a caso per fare il pupazzetto, credo, sì, così è vabbè, vestita da pilota. Com'è? Capito, non c'entra niente quello che ti pare, però insomma... In un certo senso c'è stata bene, certo, sì, ho capito adesso dove volevi arrivare. è una delle uniche note positive, siamo maschilisti però, se facciamo questo discorso. Ma pure quello va menzionato, perché... Insomma, cioè, vogliamo finire così, manca... È vero, abbiamo abbassato un attimo l'asticella tutto di un botto. Un epico finale anche per noi. Vabbè, questo è il nostro consente, quindi... Questo è il nostro vero epico finale, ragazzi. Allora, buonanotte, io vi lascio con lo stemma, fate vedere bene, fai vedere la maglietta, il dinosauro, facciamo vedere tutto, perché noi siamo brandizzati, questi sono oggetti degli anni 90, anni 80. Buonanotte a tutti, grazie a tutti buonanotte. Quelli che ci hanno seguito e che ci seguiranno in post visione, perché questa rimane registrata. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ciao belli, se vuole bene. Ciao.